Per fare lo storyboard artist bisogna saper fare tante cose. Ti potrei dire le cose più semplici, cioè conoscere perfettamente la prospettiva, perché quello che chiede un regista è: cosa vedo se metto la macchina da presa lì, qui o di là? Quindi bisogna essere in grado di disegnare gli ambienti velocemente, capire quello che la macchina va a inquadrare, quindi saper conoscere bene l'anatomia e la prospettiva e saperle mischiare e utilizzare bene. E poi bisogna conoscere benissimo il linguaggio cinematografico, appunto l'utilizzo delle inquadrature, cioè perché si usa questa o quella inquadratura. La cosa importante è capire quando si usa un primo piano, quando si usa un piano americano, quando si usa una figura intera. Io personalmente ragiono in un modo molto semplice, cerco sempre di variare le inquadrature avvicinandomi, allontanandomi e variando sia la direzione, quindi l'angolazione delle inquadrature. Per me è un discorso quasi di accerchiamento al personaggio e alla scena che vado a scrivere, che deve avere un ritmo, quindi ragionare anche sui pesi, come nel fumetto ci sono i pesi nella tavola che vanno a descrivere delle zone di ingombri maggiori. Nel cinema è la stessa cosa, c'è un po' un ritmo che fa, per quanto mi riguarda, è destra-sinistra, no? Mi avvicino, mi allontano, per quanto riguarda i personaggi inquadrati da un'angolazione, poi da un'altra, fino ad avvicinarsi e poi allontanarsi e creare, diciamo, un mix fluido che abbia un ritmo e che descriva la scena nel miglior modo possibile, stando attenti alle battute dei personaggi, che ovviamente spesso chiedono primi piani o, come abbiamo visto, mezzi busti o, come abbiamo visto, piani americani o altro. Allora, che cosa posso dire del mio lavoro? Come si lavora, come si fa uno storyboard, come si lavora con i registi? Allora, mentre nel fumetto ovviamente abbiamo una sceneggiatura scritta, cioè ci arriva scritta dallo sceneggiatore e poi c'è sicuramente un confronto tra i due, nel cinema c'è questo confronto con il regista. Il primo passo è quello di confrontarsi, quindi parlare col regista che ti racconta quello che lui vuole, quello che vorrebbe da questa scena, magari ha già in testa un'idea di una sequenza o magari no, o magari ti chiede anche di spesso può capitare che ti chieda di suggerire qualche idea, può capitare. Ci sono registi che lasciano più spazio a questa cosa e altri meno. Ma fondamentalmente quello che bisogna fare è saper, come dicevo prima, saper raccontare attraverso le immagini, quindi il fumetto e il cinema è narrazione per immagini, e quindi bisogna conoscere il linguaggio cinematografico, ma soprattutto bisogna saper disegnare quello che lui ci chiede. Il regista spesso ci racconta quella che è la scena e io proprio fisicamente il primo incontro è: sono vicino a lui, sono di fronte a lui e quindi disegno velocemente con degli sketch veloci quello che è nella sua quella che è l'idea, la sua idea di regia, quindi le inquadrature che ha in testa. Dopodiché ce la guardiamo, ci lavoriamo e cerchiamo di ampliarla secondo quella che è la necessità sua e spesso anche di produzione, perché c'è da dire, la differenza col fumetto qual è? Che nel fumetto possiamo disegnare forse tutto quello che vogliamo, nel cinema, così come nella pubblicità, così come nella televisione, quello che noi andiamo a disegnare, quello che noi andiamo a immaginare, spesso deve fare i conti con i costi di produzione e soprattutto con una cosa importante, le location. Per esempio, a me capita di disegnare delle scene dove la location ancora non è stata proprio scelta, spesso capita di doverle fare perché magari cambia la location. In base a come cambia la location cambierà il tipo di regia. Perché? Perché se in un punto preciso, in una stanza, non c'è lo spazio per girare la scena come l'avevamo immaginato, perché bisogna far passare le macchine da presa, bisogna muoverle, la scena andrà cambiata. Un esempio può essere questo, oppure ci sono scene influenzate spesso dall'utilizzo degli effetti digitali. Gli effetti digitali sono importanti perché bisogna conoscere tecnicamente come si fa un effetto digitale. Quando si disegna uno storyboard bisogna confrontarsi anche con i tecnici degli effetti digitali, quindi non è solo il regista, con lo scenografo, con le location, gli effetti digitali, sono tante cose. Quindi è un lavoro simile. La base è la conoscenza del disegno, del linguaggio cinematografico e tante altre cose, e l'esecuzione è diversa. Ovviamente bisogna tener conto di tutte queste cose e di tante altre.